Buon avviso a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch Puni Puni. Eccoci tornati qui sull'applicazione per smartphone che tutti vogliono, ma tutti mi chiedono come scaricarla. Ragazzi, ancora una volta per adesso purtroppo non posso farvi la guida, quindi mi raccomando andate a cercare da qualche parte, anche perché dipende soprattutto dal vostro dispositivo, se avete Android, se avete l'iPhone, io in questo momento iPhone, quindi secondo me è leggermente forse più semplice, più intuitivo, perché dovete solamente farvi l'account in giapponese. I problemi sorgono lì. E perché non vi posso fare la guida? Perché a me ha dato 2000 problemi e obiettivamente io non ci sono riuscito e mi hanno dato l'account giapponese, quindi lo dovete chiedere magari a chi me l'ha dato. Quindi magari scrivete qua sotto, è uno dei ragazzi del gruppo che mi sta aiutando anche qua, stiamo facendo in squadra questa nuova avventura, quindi li ringrazio ancora una volta. Scrivetemi qua sotto nei commenti anche a loro, magari qualsiasi cosa volete. Mi raccomando anche con il supporto come al solito con tantissimi pollicioni all'insù. E quest'oggi andiamo a fare come al solito un boss normale e andiamo anche nell'evento quello di Spoilerina. Quindi facciamo un primissimo livello, anche se credo che mi sia forse buggato l'audio perché non sento gli ok di quando dico ok. Vabbè, ok. Allora, iniziamo. Io ho una squadra leggermente diversa dall'altra volta, anche perché appunto, come vi ho detto, siamo un pochettino in gruppo e quindi non sono l'unico a decidere che cosa chi utilizzare. Anche se in realtà, dato che non siamo andati molto avanti, poi non è che potevamo livellare così tanto. Quindi sì, c'è un qualcosa di positivo e un qualcosa di negativo, perché magari io ancora non conosco bene qualche yokai che stiamo utilizzando qui. Ma comunque noi facciamo robe. Facciamo robe. Ok, vediamo se posso fare così. Vediamo se posso fare così. Mi aspettavo che lui comunque fosse un booster, non so per quale motivo, forse l'avevamo letto l'altra volta, non lo so, comunque. Ma che? Ah, sono diventati tutti quanti Robby. Ok. Non ce l'abbiamo fatta? Nonostante il booster? Ah, vabbè, ok, mancava pochissimo. Cos'è quella? Una paella? No. Sembra un uovo su una specie di padella. Va bene, comunque questo Yusabion è abbastanza particolare. Allora, vediamo un pochettino di livellare. In effetti è un livello leggermente più basso, mentre come potete vedere sono molto altre. Ad esempio Gibanian è davvero parecchio elevato, vorrei agguantarlo. Allora, andiamo avanti con il boss. È Termaiale. Termaiale, attenzione ragazzi, perché questo boss è uno di quelli che veramente voi mi dite tipo ovunque, oh, termaiale, è uno forse di quelli più belli o difficili. Allora, per fortuna sappiamo più o meno come attaccarlo, eh? Bisogna colpirgli l'ombelico, eccetera. Sono più o meno sempre quelle le strategie con lui. Quindi iniziamo in questo modo. E più che altro devo utilizzare poi gli Energy Max quando è davvero utile e non per forza durante il delirio. Ok, mi devo abituare con questi yokai, con questi colori particolari, perché ero troppo abituato al Wibble Wobble e adesso questo team lo devo fare più mio. Gli devo dire ai ragazzi di non cambiarmi troppo il team. Gli dico, oh, ma che? Qua comando io, non è che dovete comandare voi. Allora, nel frattempo, ah, ok, potevo fare i cosini dell'ombelico. Vai, perfetto. Ok, adesso possiamo colpire l'ombelico. Vai. Fammi fare magari anche l'Energy Max. Eccolo. Cioè il delirio, insomma. Ok, andiamo a fare così. Ho un po' di Gibanian da dover fare per fargli l'Energy Max. Dai, fammelo fare. No. Vabbè, ok, facciamo anche così. Gli togliamo un attimo tutta questa fantasia di mettersi con le mani davanti all'ombelico. Cioè, io non ho capito, va, io ti attacco e tu ti metti con le mani davanti all'ombelico per non farmi colpire. Come ti permetti? Vai così, togliti, ok. Si vede che non ci gioco da un po', eh. Si vede assolutamente sì, perché sono diventato più scarsetto. Devo... Anche perché, ragazzi, ecco, era una cosa che volevo dire a inizio episodio. Io ho un po' di problemi a registrare questo gioco per un motivo semplicissimo. Per il fatto che... No, posso attaccare qua. Per il fatto che, ragazzi, mi fa fare sempre quell'aggiornamento lunghissimo ogni volta che apro, praticamente. Quindi ogni volta prima di registrare devo aspettare 2 ore e poi magari mi dice, ok, vai. Allora, io, ok, stavo aspettando proprio questo.
Stavo aspettando proprio questo, però non so se gli faccio del male adesso. Ok. Facciamo così. Ok. Bello questo. Bello, ok. Facciamo così. Io direi di togliere un po' di questi. Direi di togliere un po' di questi. Ok. Io ho fatto qualcosa? No, perché si stava parando. Non vedi? Infatti mi sono tenuto un energy max per adesso. Dai, dai, dai. No, 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 non mi sta piacendo come sto giocando. Sto giocando davvero male. Se perdo è meglio così, perché veramente sto giocando molto, 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 molto male. Ok. Manca poco. Ok, abbiamo vinto. Ho giocato davvero molto male. Forse perché non avevo nemmeno l'audio con le cose. Perché, sapete, queste cose, cioè, sono importanti. Quando io premo, voglio sentire la soddisfazione di fare blin o cose del genere. Comunque, l'importante è che ce l'abbiamo fatta. L'importante è che ce l'abbiamo fatta. Diciamo che Termaiale ormai non ha più segreti per noi, perché, cioè, lo battiamo senza conoscere il nostro team, senza sentire i suoni, insomma, siamo troppo, troppo, troppo forti. Siamo troppo, troppo forti. Allora, come al solito, sblocchiamo livello, diciamo, segreto o zona segreta, che è quella della fognatura. Quindi la fognatura C, che arriva fino al 3-8. Questa è una cosa che gli faccio fare a loro totalmente, perché è secondaria di una cosa che abbiamo già fatto, quindi proprio cose che non ci interessano. Allora, andando avanti, per sbloccare qui, che cosa abbiamo bisogno? Di lui a livello 7? Ma ce l'abbiamo lui a livello 7? Mi sa di no, perché non ci ha fatto fare nulla. Quindi andiamo a vedere un secondo la nostra squadra, se ce l'abbiamo a un livello vicino al 7, così magari, se ce l'abbiamo. Non so se ce l'abbiamo. Forse non ce l'abbiamo. Certo, ne abbiamo un po' di yokai, eh. Proprio forse non ce l'abbiamo. Tutto questo ora glielo faccio fare a loro. Gli faccio fare il lavoro sporco. Andatevi a catturare gli yokai che ci servono, così poi andiamo avanti. Però, per non fare solo le cose che abbiamo già fatto, andiamo a fare l'evento del momento, ovvero questo di Spoilerina. Quindi andiamo a scoprire insieme, con un bellissimo sottofondo musicale. Ecco qua, abbiamo 413 spiritelli per poter fare tutti i livelli che vogliamo. Comunque, questi sembrano i portali, vi ricordate, UK Watch 2? Comunque, un grado SSS. Sì, qua a capirci qualcosa sarebbe bello. Però finisce giorno 30 giugno dal 16. Io sto registrando il 18, voi lo vedete il 19. Quindi diciamo che per una volta l'evento è quello in corso. Bravo Frake, ce l'hai fatta dopo 5 episodi tipo. Ok, direi di fare quello che sappiamo fare meglio, ovvero andare avanti nei livelli senza sprecare troppo tempo a vedere un po' che cosa fare veramente per ottenere Spoilerina. Noi giochiamo così, ci divertiamo. Bam! E si va. Vai così. È strano non sentire. Cioè, non è strano anche per voi. Fatemi sapere. Ma non, cioè, solo io sono tipo distratto da sta cosa che non ci sono i suoni. Credo si sia buggato adesso il gioco mentre registro, perché giustamente si è buggato tutto. Ok. Ok, vai, 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 vai. Vai così. Vai così. Vai così, vai così. Ok, facciamo così, vediamo se ci riesco. Vediamo se ci riesco, ok. Vediamo se ci riesco a fare anche questo, ok. Vai, 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 vai. Vai anche così. Vai anche così, tutto, tutto, tutto. Voglio fare tutto, voglio fare tutto, voglio fare tutto, voglio fare tutto. Boh, voglio fare anche questo. Ce l'ho fatta. Sì. Beh, era un po' difficile però. Lui mi sa che è ottimo per farmare, questo qui, il penultimo a destra. Mi sa che è ottimo per farmare, perché fa comparire quelle sfere per ingrandire tutto. E quindi, se non ottimo, buono per farmare. Comunque non mi è sembrato un livello particolare questo, a parte le musiche o... Ecco che adesso si apre un portale. Ok, questo è interessante ed è a tempo. Mi sa che devo premere questo. Ok. Ok. Cos'è un boss? Una specie? No. Credo di premere questo. Non lo so.
Ah, era la spiegazione. Ok. Gli HP. Non ne ho idea assolutamente. Io di giapponese non ne capisco niente. Quindi premo il tasto quello giallo. Ma che è sta roba? Va bene. Possiamo farlo questo livello? Non ne ho idea. Come si fa a fare un livello di cui non sai nulla? È spoilerina. O rovinella. Ok. Parla con Whisper. Ok. E che devo fare? Vabbè, io la sconfiggo. Che me ne frega? Io provo a sconfiggerla. Ok, pronti via. Vamos. Vamos così. Cioè, i versi degli yokai. Niente, stasera non vogliono funzionare. Ok. Vai di qua così. E l'abbiamo sconfitta già. Non credo che potessi fare altro. Che faccia da meme che faccio ogni volta durante gli episodi di Puni Puni? Non capisco niente. Vabbè, intanto l'abbiamo battuta e abbiamo ottenuto 10 di questi punti. Ok, sarà tipo clear. Questo sembra buono. È tipo per. Nel gioco è per ripristinare l'energia di uno yokai che va a zero, però qui mi sembra un po' strano. Va bene, sì, ho capito proprio tutto. E ci fa tornare. E lei è la professoressa, chi era? Portalia, che appunto era per i portali, una cosa del genere. Allora, credo che ogni tot si possa forse aprire la porta. Oppure forse questo qui si può fare qualcosa con gli amici. Ok, infatti. Per forse far scendere la vita di Rovinella a zero. Credo di sì, però non voglio premere robe che, non, che è meglio non premere. Quindi andiamo leggermente avanti. Ne faccio un altro e poi. Lui almeno è carino perché è diverso dagli altri. È uno yokai abbastanza nuovo. Potrei anche provare a reclutarlo, eh. Dai, proviamo a reclutarlo. Quindi metto. Mentre ci siamo, dai, proviamoci. Metto un altro yokai, metto Carnino. Metto Carnino, dov'è Carnino? Eccolo qui Carnino. Mettiamolo al posto suo. Ok, conferma. Ok, andiamo indietro. E andiamo qua. E via. Ho anche 38.000 di soldi, quindi potrei farvi anche qualche spacchettamento in realtà. Però ancora devo avere ben chiaro come mi conviene fare questi spacchettamenti. Mi fa impazzire questa musica, mi piace un sacco. Ok, vai così, damose la mossa. Ok, dai, vai così. Ho già fatto amicizia con quell'altro. Dai, dagli uno di questi, che tanto non sono così rari. Ok. Torniamo indietro e cerchiamo di fare tutto. Vai. Mi serve anche un USA pionino. Ok, vai così. Perfetto. Ok. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Perfetto così. Vai, vai. Yes. Vediamo se lo otteniamo. Vediamo. Cioè, ottengo l'altro che non me ne fregava niente. Lui no. Mai una gioia in questo Puni Puni. Comunque, in realtà, no. Siamo andati un pochettino avanti e ci voleva perché eravamo bloccati nel livello, quello del boss precedente. In modo tale adesso da poter andare nel prossimo stage e poter farmare di più. Poter fare più sfide, incontri. Quindi, nel frattempo, comunque, andiamo avanti con gli eventi. Però, allo stesso tempo. Andiamo avanti anche con la storia normale, anche se l'abbiamo fatta. Allora, andiamo di qua. Ah, possiamo risfidare Rovinella fino a portarla a zero. Ah, manca mezz'oretta. Livello 2. Ah, ce n'è un po' di più. Bene, 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 bene. No. Dove siamo? Ah, qua. 1, 2, 3. Perfetto. Allora andiamo velocemente. Facciamo quest'ultimo portale. Bello lui. Lo vorrei. Non so se si può catturare qui lo yokai, però abbiamo Carnino, quindi magari.
Ok, se riusciamo a prenderlo è un'ottima cosa. Però allo stesso tempo voglio anche sbrigarmi a vincere, perché voglio completare tutto questo portale senza far diventare l'episodio lunghissimissimissimo. Ok, ok, vai, vai, vai. Dai carnino, dai carnino, dai carninetto, 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 sei lo yokai perfetto. Ok, vai, vai di qua, vai così, vai tu, vai così, posso fare così, vai, ok, alright, ok, vai così anche tu. Facciamo tutto, facciamo tutti gli energy, Max, li facciamo tutti. Boom. Oh, yes. Ancora no? Ancora no. E lui che cosa vuole? Non c'è il cibo preferito, quindi non so se si può catturare in realtà. Vabbè, noi ci abbiamo provato. Ok, vai così. Yeah. Certo che è un po' strano. Ancora, ancora, senza la musica. Ma perché mi vuoi male? Ok, facciamo così, che tanto ce l'abbiamo quasi fatta. Vai, prendi un'altra volta il suo amore incondizionato di carnino. Ah, pure il delirio. Pure il delirio adesso, proprio quando mi volevo solo sbrigare. Dai, tutti quanti, sì. Quanto li facciamo? 2000. Abituato ormai a Weeble Wobble, questi numeri sono veramente bassi. Sono veramente tristi. Ok, niente, non ce l'abbiamo fatta a sconfiggere, cioè a sconfiggerlo sì, a farcelo amico. Va bene. Ok, nuovo livello per carnino, va bene. Più 20 punti, ok. Secondo livello, 56%. Ma che è questo uovo? Ma che è? Sono tutti yokai nuovi. Sono tutti yokai che non conosco e che non so i nomi perché... Anzi, anche quello a destra è nuovo, mio Dio, sono tutti quanti nuovi. Nuovi perché? Voi, probabilmente molti di voi li conoscono e conoscono anche il nome in italiano, perché la serie di Yokai Watch 3 è già iniziata, è in corso. In effetti dovrei riuscire a trovare un modo di vederla, in modo tale da poter sapere anche io i nomi, visto che vi porto Yokai Watch. Sarebbe interessante. Solo che come orario è un pochettino difficile per me da seguirlo, quindi... Quindi vediamo che cosa riesco a fare, ragazzi, vediamo. È difficile, difficilissimo, però ci provo, perché io per voi faccio tutto per voi, insomma, va. Ok, dai, facciamo col potere dell'amore qui, dell'amicizia. Ok, vai. Dai, almeno uno ce lo togliamo di mezzo. Ce la facciamo? Ok. Vai, vai qua, vai qua. Ok. Vai qua. Ok, perfetto. Siamo troppo forti. Siamo troppo forti. Yeah. Lui lo devo togliere. Ma abbiamo così poca vita. No. Ah, mi devo impegnare un pochettino di più, eh. No. Ok. Vai. No, non posso perdere, Ez. Non posso perdere. Non devo provare a sconfiggerlo, perché altrimenti cioè non devo provare a catturarlo. Ok. Ok. Dai, ce la dobbiamo fare. Ce la facciamo a fare anche questo, perfetto. E il boss sarà difficile adesso, eh. Cosa ha fatto lui? È il mio turno, non puoi muoverti durante il mio delirio. Guarda come seccato in faccia. Vai, voglio fare anche il suo di Energy Max. Tutto. Dai che ce la facciamo. Perfetto. Certo, il boss sarà molto difficile, visto che ho avuto difficoltà con lui, eh. Quindi quel carnino magari lo levo. Che dite? Certo, ho anche uno yokai a livello 8. No, 10, scusate. Dai, sblocchiamolo, 500. Ok. Ci facciamo anche l'ultimo. Questo episodio è un po' più lungo del solito, ma ci facciamo anche l'ultimo, dai. Ci facciamo anche l'ultimo, che è il boss. Però un attimo cambio la squadra. Ok ragazzi, allora per cercare di batterlo almeno ho messo quelli che sono un pochettino più forti. Attenzione, 15%, ma manca poco allora.
Oh, che faccia quel Whisper? Ok, forse... Ok, la dobbiamo risfidare al 15%. Che devo fare? Io ho messo la squadra un pochettino più forte per cercare di sconfiggerla. Prima che poi è più difficile, non ce la faccia. Oh, ma sono io che ho il 15% di vita? Perché già sono stato sconfitto praticamente. Cioè, ma guardate. No, vabbè, ma con questi livelli ancora è difficile. No, vabbè. Sono io allora che ho il 15%. Ok. Mica lo sapevo. Ok, almeno così ho capito questo tipo di evento. E adesso non la possiamo risfidare, penso. Perché altrimenti non avrebbe senso. E si possono ottenere probabilmente questi yokai qua. 0%. Con questo che cosa faccio? Ah, posso utilizzare quello e arriva di nuovo. Ah, ecco perché. Arriva di nuovo al 100%. Vabbè, in realtà ragazzi, abbiamo dato. Forse tra mezz'oretta si ripristina. Ecco, questo è il... Sì, credo di aver capito, bisogna decifrare. Comunque, allora ragazzi, io direi che ci possiamo salutare. L'unica cosa che vi posso dire è che possiamo fare anche una piccolina crancata, visto che abbiamo 38.000, così magari troviamo qualcosa di interessante. Questa mi avete detto di fare quando ho 4.500 e non altrove. Questa è quella normale, questa mi avete detto che fa schifo, quindi dovrei fare quella normale. Mamma mia, ma quanti sono? Ma sono troppi! Vabbè, mi sa che devo provare con questa. Vabbè, provo con questa. Ne provo solo uno. Così 3.000, tanto non spendo tanto e non mi uccidono. Ok, è rosso, vuol dire che non è malissimo. Anzi, è abbastanza buono, sarà un grado A. B, va bene, va bene. Ok. Lui già ce l'avevamo? No, non ce l'avevamo, ce l'avevamo su Wibble Wobble. Ok, allora ragazzi, direi che per oggi ci possiamo salutare. Abbiamo fatto una parte dell'evento e non so se... Sì, durerà ancora, penso anche per la prossima settimana. Quindi adesso che sappiamo com'è, la prossima volta potremmo andare avanti cercando magari di ottenere qualcosa da spoilerina. Poi possiamo andare avanti con i nuovi livelli, con i livelli secondari. Quindi potrete vedere i nostri yokai molto più forti. Ragazzi, mi raccomando, qua nel frattempo sono diventate proprio le fiammelle, non li possiamo più risfidare. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella in descrizione, un bel like se l'episodio vi è piaciuto, se vi siete divertiti. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao ragazzi.